vorrei ricordare a tutti che non siamo nella fase dei liberi tutti e forse qualche balordo non l'ha compreso. Vorrei semplicemente anche evidenziarvi che soprattutto per le regioni del meridione si sta attendendo di verificare cosa succede in questi giorni proprio per arrivare a quello che noi abbiamo chiesto da subito, cioè un allentamento delle restrizioni con modalità differenziate per territorio, secondo quella che è la situazione epidemiologica. Sbagliare in questo momento significa dare l'alibi a chi su questa modalità di apertura non è favorevole, tant'è vero che il DPCM del Presidente Conte del 26 aprile non prevede esattamente questa attuazione che renderebbe merito a un quadro che è chiaro. 90% ancora della diffusione del virus concentrata in quattro regioni del nord, e mi dispiace, c'è la mia solidarietà, e circa il 10% invece che è concentrato nelle regioni del meridione. Quindi è giusto che l'allentamento oggi venga fatto in base a un principio scientifico. È ovvio che quello che ieri si è verificato sullo stretto di Messina è la conferma che purtroppo le soluzioni che noi avevamo suggerito erano utili, necessarie e solo per presunzione non sono state messe in campo. Abbiamo subito questo torto, ci è stata annullata l'ordinanza che aveva inserito e aveva previsto la banca dati si passa a condizione, ma il Consiglio dei Ministri, per supponenza politica, ha annullato la nostra ordinanza. Ieri si è avuto la conferma che il modello che è stato condiviso, che era stato condiviso anzi, tra la Regione Siciliana e il Presidente Conte, era un modello sbagliato. Ed ecco, e ringrazio per questo il Presidente Musumeci, che c'è stato un dietrofront riguardo a quella ingiustizia che non si poteva perpetrare nel tempo, cioè di non consentire il rientro dei nostri conterranei nella nostra Sicilia, e quindi non era giusto che non si applicasse in Sicilia il principio che è valido, piaccia o non piaccia, in tutto il territorio nazionale, cioè il rientro a casa per quindi ricongiungimento familiare, ritorno al proprio domicilio, gente che è rimasta da 2 mesi al nord nel rispetto delle norme. Quindi questa modifica è stata importante. È ovvio che se avessimo avuto la banca dati in vigore, si passa a condizione, la situazione di ieri e quella di oggi, ancora dei prossimi giorni, non si sarebbe verificata. Mentre in Calabria è stata adottata questa banca dati e la stanno mettendo in pratica. Come funziona in Sardegna? Attenzione, lo voglio dire a tutti quanti. Noi comprendiamo, soprattutto in questi primi giorni, la voglia di libertà. Però sappiate che siamo in una fase di libertà autovigilata. Dobbiamo evitare che diventi una fase di libertà vigilata. Noi ci stiamo organizzando per cercare di mettere a meglio, a disposizione di tutti, in sicurezza, i nostri servizi, però non dovete fare errori. È una fase di convivenza col coronavirus. E bisogna avere il senso di responsabilità. Lasciamoli stare cosa prevedono le ordinanze del sindaco, le ordinanze del presidente della regione, DPCM. Qua io faccio appello a vostro senso di responsabilità. Noi dobbiamo tenere in mente sempre la tragedia di tutte le morti che si sono registrate in queste settimane e quindi avere lì veramente il senso di responsabilità e soprattutto evitare anche quell'atteggiamento che ho registrato in qualche balordo, quasi di sfidare il virus. Serviamo la nostra salute e dobbiamo salvare la nostra economia, perché ora è il momento di dare anche la possibilità a chi in questi 50 giorni non ha potuto svolgere la propria attività di riprendere la propria attività, perché noi non dobbiamo morire di coronavirus, non dobbiamo morire per mala burocrazia, non dobbiamo morire perché la nostra economia magari ha avuto un tracollo irreversibile. Chi sta sopra le nostre teste si deve occupare in modo responsabile di queste tematiche.
Noi sindaci continueremo a svolgere il nostro ruolo di massima autorità locale in materia di sanità e di protezione civile, ma questa è una guerra che vinceremo soltanto se ciascuno di noi applicherà nella quotidianità quel senso di autoresponsabilità, autocontrollo che è ancora indispensabile.